Oggi ho preparato per voi la torta ripiena di ricotta e fragole. È una torta buonissima che si realizza velocemente e con facilità grazie al nostro Messer Cuisine Connect e anche con il Messer Cuisine Plus usando questa stessa ricetta. E seguite il video, vi spiegherò come l'ho realizzata e quali ingredienti ho utilizzato. Per preparare la nostra torta ripiena di ricotta e fragole ci occorrono 180 g di zucchero, 4 uova, 80 g di latte, 200 g di farina, 60 g di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Per il ripieno invece ci occorreranno 250 g di ricotta, 50 g di zucchero e 150 g di fragole. La prima cosa che facciamo per preparare la nostra torta è mettere all'interno del boccale zucchero e uova affinché si montino. Quindi rimettiamo le 4 uova e lo zucchero e andiamo ad impostare 4 minuti a velocità 4. Vediamo il tempo, 4 minuti, velocità 4, via. Adesso andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti partendo dal latte. Quindi latte, farina, olio di semi, lievito e impostiamo un minuto velocità 4. Nel frattempo avremo imburrato una teglia del diametro di 24 cm e messo a riscaldare il forno a 180 gradi. Versiamo adesso una metà dell'impasto nella nostra tortiera. In questa maniera. E poniamo questa parte della torta in forno per 20 minuti a 180 gradi. Nel frattempo abbiamo tagliato le nostre fragole a pezzettini dopo averle lavate e adesso le andiamo a mischiare la crema di ricotta che andiamo a preparare. Quindi mettiamo la ricotta in una ciotola, mettiamo lo zucchero e aiutandoci con una spatola andiamo a creare la nostra crema di ricotta. Quando la crema è pronta, mischiamo le fragole e giriamo. Questo sarà il composto che adesso andremo a spalmare sulla parte superiore della torta che andremo a togliere dal forno tra circa un quarto d'ora. Il ripieno è pronto, ci vediamo dopo. Abbiamo tolto la nostra torta dal forno, adesso andiamo a versare il composto di fragole e di ricotta, lo distribuiamo sulla superficie, cercate di non arrivare proprio ai bordi, ma di lasciare un minimo mezzo centimetro di spazio. E adesso andate a coprire con l'impasto che è rimasto. Quando tutto sarà ben coperto, potete riposizionare nel forno per ulteriori 20 minuti di cottura. Ci vediamo dopo, vediamo il risultato finale. Ecco la nostra torta ripiena di ricotta e fragole.
Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta mettete un like a questo video. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia. Vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it e a seguirmi su questo canale YouTube in Cucina con Messier per scoprire queste ed altre ricette. E buona torta di fragole per tutti!